Ultime 6 giornate di campionato in Serie D. Il 33esimo turno vede un solo scontro tra due abruzzesi che hanno però motivazioni differenti. All'Aragona di Vasto infatti scende il Notaresco, terza forza del campionato. La società del presidente Franco Bolami invece dal canto suo sta lavorando per allargare la base societaria con il probabile inserimento nei quadri dell'imprenditore Valerio Angelucci. Stiamo portando avanti un discorso concreto per rafforzare ancora di più la Vastese, ci ha tenuto a dire il numero 1 aragonese Bolami, garantendo continuità e maggiore sostanza ad un progetto che, per quanto realizzato in questi anni, definiamo positivo e di prospettiva per il calcio biancorosso. Ma continuità non può non sposarsi con il mantenimento della categoria, e la sfida di domani tra le mura amiche capita in un momento delicato ma di cauto ottimismo dopo il successo di misura di 7 giorni fa contro il Monte Giorgio. Senza Leonetti e Giampaolo, che però erano assenze preventivate, Aldo Papagni cerca il secondo squillo consecutivo, al cospetto però di un Notaresco che ritrova Santiago Minella davanti e che dunque con ogni probabilità riproporrà la formazione tipo, con Moretti spostato sulla corsia esterna d'attacco e Candellori che potrebbe tornare a fare l'interno e mediana. Prezzi vantaggiosi per agevolare l'afflusso di pubblico, 3 euro per la curva ad Avalos per tornare ad avere un settore finalmente pieno come nei momenti migliori. Dopo il blitz vittorioso del Manuzzi, il Pineto invece deve confermarsi in casa col Monte Giorgio. La squadra di Amaolo ha sempre risposto presente agli appuntamenti difficili, ma in quelli più morbidi non ha sempre fatto vedere le stesse prestazioni. Il tecnico biancazzurro riavrà Alfonso Pepe in difesa e ormai si trova a lavorare con un organico praticamente al completo. Dalla parte opposta, i marchigiani di Massimo Paci hanno praticamente raggiunto la quota salvezza e giocano con meno stimoli di un Pineto all'interno sì della zona playoff, ma con un solo punto di vantaggio rispetto ad un Francavilla chiamato sul campo della San Giustese a dare continuità ad una serie di risultati che nella seconda parte di torneo sta proiettando i giallorossi nelle zone nobili della graduatoria. Ad un girone di ritorno con più sconfitte, 4 invece delle 3 in tutto quello di andata, l'11 di Rachini però ha sensibilmente vinto di più, anche in 10 come dimostra l'ultimo match con il Forlì, che però priverà l'allenatore di Bosco in difesa, con Cafiero fuori, stagione finita la sua, la retroguardia è da inventare. Trasferta Risernia per un Giulianova rinfrancato dal successo col campo basso Alfadini e che mercoledì al Franco Scoglio di Messina proverà a strappare il pass per la finale di Coppa Italia. Saranno 2 partite fondamentali per Dario Bolzan. In Molise, regione che quest'anno fa rima con successo per i giallorossi, può arrivare la quasi matematica certezza della salvezza, 3 giorni prima del return match, e sarebbe un'iniezione di fiducia notevole. Domani non ci sarà Tozzi Borsoi, espulso dalla panchina contro il Campobasso, e il giovane Crisci, che invece sarà fuori per 4 turni, mano pesante del giudice sportivo verso il giovane giocatore giallorosso. Infine la trasferta terribile dell'Avezzano sul campo della Recanatese. I biancoverdi in settimana hanno salutato l'attaccante senegalese Samb. A questo punto, Colavito dovrà trovare strade alternative per segnare e cercare una vittoria tanto complicata quanto necessaria, visto l'andamento degli ultimi 2 scontri diretti, che avrebbero dovuto dare la spinta verso la salvezza e invece stanno trascinando i marsicani sull'orlo del baratro.